Ciao amici, benvenuti sul mio canale YouTube. Andiamo a vedere insieme questo nuovo video. Questa è la crema pasticcera che ho preparato prima di fare i bignè, così a modo di raffreddarsi. Questo è il burro che ho messo già nella casseruola con l'acqua, 250 g di acqua, e poi il resto degli ingredienti: farina, zucchero, un pizzico di sale e le uova. Faccio sciogliere il burro sul fornello con l'acqua, senza portare ad ebollizione. Quando è sciolto spengo un attimino il fornello, lo spengo e getto di botto tutta la farina, tutti i 120 grammi di farina, così. Poi giro un pochino, faccio amalgamare un po', così, e vado a riaccendere subito il fornello. La fiamma bassa, continuo a girare, giro in continuazione, anche se qui ho fatto qualche pausa per accelerare un pochino. Comunque l'impasto, vedete, deve staccarsi dalle pareti e si deve compattare, deve diventare quasi una palla. Eccolo qua. A questo punto direi che è pronto e posso spegnere il fornello. Bene, lo porto sul piano di lavoro. Ci aggiungo subito il mezzo cucchiaio di zucchero. Giro un pochino e non deve freddarsi proprio tanto, ma aspetto un attimino, quei 5 minuti, intanto che giro lo zucchero. Ok. E poi inizio a mettere le uova, ne metterò una per volta. Oh, scusate, si è sporcato. E giro subito, vedete, devo far assorbire bene l'uovo con il cucchiaio, così. Ok, continuo a girare. Sul mio canale c'è già un video sui bignè di San Giuseppe. Però ho un rumore di sottofondo che non mi piace, quindi lo sto rifacendo e poi vedo, penso che lo toglierò. Bene, una volta assorbito bene il primo uovo, verso il secondo uovo, quindi uno per volta. Ecco qua. E continuo a girare, faccio lo stesso lavoro di prima, fino ad assorbimento. Ok, una volta pronto metto poi l'ultimo uovo. Ci vuole un po' di pazienza, però bisogna fare proprio così, un uovo per volta. Ecco perché la dose, sì, si potrebbe anche raddoppiare, con questa dose ce ne vengono all'incirca 15. Dipende molto dalla dimensione, però se la fate doppia poi bisogna stare tanto tempo a girare, eh? E bisogna farlo così con il cucchiaio a mano. Bene, l'impasto è pronto, eccolo qua. Nel frattempo ho scaldato per benino l'olio di arachidi per friggere i miei bignè. Mi aiuto con un cucchiaio, vedete? Qui. Non fate caso alla forma perché poi cuocendo dentro si gonfiano e si arrotondano da soli. Debbono cuocere bene dentro perché sennò altrimenti rimangono crudi, anche perché si debbono gonfiare. Quindi il fornello non altissimo, regolatevi un pochino per non farli bruciare. Vediamo se becchiamo il momento che si gira, perché si girano da soli, guardate, eh. Guardiamo un attimo se lo becchiamo, se riesco a beccare il momento di quando si gira. Eccolo, beccato.
Quando sono belli coloriti, li tiro fuori con la paletta e li metto sulla carta assorbente. Li faccio asciugare un pochino. Eccoli qua. Prima di andare a farcirli con la crema pasticcera. O naturalmente il ripieno può essere fatto anche con la ricotta, questa è una questione di gusti. Ne ho aperto uno per vedere dentro l'interno, vedete il vuoto c'è. Procedo allora per mettere la crema, li faccio prima raffreddare un pochino. E io ci faccio un pochino con la punta di un coltello, poi ho messo dentro una sac à poche la crema pasticcera e lo riempio bene per benino, ecco qua. Mi regolo quando la crema viene su, è bello pieno. Eh sì, è bello pesante, eh sì. Ok, e questo è il bignè di San Giuseppe. Poi naturalmente va spolverizzato di tanto zucchero a velo. Adesso procedo per fare gli altri. Beh, questo piccolino penso che me lo mangio subito per vedere com'è, se è riuscito bene. Bene, amici, io vi ringrazio della visione. Vi invito come al solito a condividere i miei video, a lasciare un like e commentare. Ciao a tutti e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!